andiamo fuori dalla Terra per la Terra e ci sentiamo al servizio di tutta l'umanità. Le parole con cui l'astronauta italiano Luca Parmitano ha descritto il suo prossimo viaggio nello spazio contengono tutto il senso di una missione già carica di significato, a partire dalla data del lancio, che coincide con il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna il 20 luglio. Un caso, perché il decollo è stato spostato più volte, ma che trasforma un evento già molto atteso in una celebrazione. Il miglior tributo che si possa dare ai tre eroi dell'Apollo 11, ha detto infatti Astroluca durante l'ultima conferenza stampa prima del decollo, è proseguire il loro viaggio e portare l'umanità ancora oltre. Oltre, come il nome che Parmitano ha scelto per la sua seconda missione di lunga durata, circa 6 mesi, sulla Stazione Spaziale Internazionale. Beyond in inglese, per andare oltre gli orizzonti che ancora attendono di essere superati. La Luna e poi Marte. Così, gli esperimenti già pronti per Astroluca sulla ISS, oltre 50 di cui 6 tutti italiani, sono principalmente dedicati proprio allo studio della reazione e adattamento del corpo umano allo spazio, in vista delle lunghe permanenze dei primi insediamenti umani sulla Luna e poi verso Marte. Ma sono previste anche diverse attività extraveicolari, le più complesse mai realizzate. Il decollo della Soyuz da Baikonur nel Kazakistan è previsto per il 18 e 28 del 20 luglio. A bordo, insieme a Parmitano, il russo Alexander Zvortsov e lo statunitense Andrew Morgan. E ad attendere Astroluca sulla stazione tra 3 mesi anche il ruolo di comandante, primo italiano nella storia.